Non nascondo che una domanda come la mente formulata, che forse tu dire oggi la filosofia, pone molte difficoltà a trovare la scaletta del giusto. E naturalmente la scaletta che io ho individuato intorno al tema che è stato indicato, filosofia e vita, intanto vuole segnare una propensione, diciamo così, metto questa brevissima premessa, una propensione verso, come dire, una filosofia della pratica, diciamo così. Ecco, questo poi verrà nel corso della conversazione di stasera. Io fido molto sul dibattito, perché io darò alcune suggestioni, alcuni temi, spero. Forse 20 anni fa l'avrei intitolata filosofia e politica, e forse nel corso dell'esposizione si capirà anche perché questo titolo per me oggi sarebbe più problematico. Da dove incominciare? Ma io parto da un testo famoso, ecco, di sei parole, che mi è stato sempre familiare, che mi ha un po' accompagnato, che è un testo di Hegel, il quale dice: la filosofia è il proprio tempo appreso col pensiero. Nel segnare questo testo mi sono subito posto il problema di come leggerlo, come interpretarlo. E allora c'è una via più semplice, se volete una via storicistica. Il nostro tempo è il contesto e il pensiero è il riflesso di questo contesto. E l'interpretazione più letterale, non voglio dire più meno problematica, ma certamente non è l'interpretazione che io privilegio, quella nella quale appunto il tempo è il contesto e il pensiero il riflesso. Per cui il problema sarebbe capire il contesto e capire da quel contesto quale riflesso di pensiero può venire. Una forma di storicismo ex post, si potrebbe dire, in cui il pensiero non ha nessuna interna potenza se non quella di riflettere il dato. Ecco, non è questa la lettura del testo hegeliano. Secondo me non è questa neanche in Hegel, perché Hegel non si sarebbe mai sognato di incatenarsi a una lettura così fattuale delle cose. In realtà la lettura è più problematica, perché il proprio tempo non è banalmente il contesto, ma io lo vederei, lo interpreto, lo leggo, parto da qui, come la nostra temporalità, come il nostro essere tempo. Che cosa intendo dire quando, riprendendo una tematica che peraltro, come sappiamo tutti quanti, nel Novecento è stata molto potentemente portata al centro da Heidegger, ma la mia non è una relazione heideggeriana, però nel momento in cui diciamo il nostro essere è tempo non possiamo non citarlo, almeno. Che cosa significa che il nostro essere è tempo? E quindi la temporalità non è un contenitore nel quale ci muoviamo. Ma se noi siamo tempo, questo è il segno della nostra finitezza. E allora partiamo intanto da questo, acquisiamo questo primo dato, ci insisto, lo ribadisco un attimo perché è importante per il filo del mio ragionamento, il tempo non come contenitore di, ma come noi stessi, come qualcosa che è dentro, noi siamo tempo, perché siamo finitezza. E allora che cos'è il pensiero? Che cosa significa il pensiero del tempo? Ecco, il pensiero non è il riflesso.
Il pensiero è oltre il tempo, è altro dal tempo. Che significa che il pensiero non è il tempo? Non è tempo. Significa intanto una cosa, che ci libera da quel rapporto meccanico tra contesto e riflesso, che tutto il pensiero pensato dall'umanità aiuta a capire il proprio tempo. Quindi dire, come Hegel dice, la filosofia è il proprio tempo appreso col pensiero, non legando tempo e pensiero in quel rapporto un po' meccanico che io avevo proposto come una possibile interpretazione, ci libera la dimensione del pensiero, no? Se tutto il pensiero pensato dall'umanità aiuta a capire il proprio tempo, questo implica intanto un atteggiamento topologico e non storicistico. Cioè non implica un atteggiamento nel quale il prima e il dopo, la diacronia del pensiero filosofico, no? Ma in realtà la dimensione pensiero assume una posizione che io chiamo appunto topologica e non storicistica. Questa è una prima conseguenza che per ora mettiamo da parte, poi probabilmente avremo modo di utilizzarla nel corso di questa conversazione. La seconda conseguenza è piuttosto problematica, siccome siamo anche pensiero oltre che tempo, vuol dire che il nostro essere tempo diventa problematico. È un ragionamento molto semplice e credo molto, molto comprensibile per tutti. Se il pensiero è oltre il tempo, è altro dal tempo, e se noi siamo tempo e siamo anche pensiero, ciò vuol dire che il nostro essere tempo diventa problematico. Noi siamo tempo, siamo finitezza, ma con un attributo infinito che ci trascina oltre il tempo. Ecco un po', diciamo, la prima conclusione, il primo tentativo di interpretare quel testo, in cui quindi la tensione fra tempo e pensiero è una tensione che, perché questo è il punto, questo è un punto su cui poggerò molto nelle cose che cercherò di ricavare da queste premesse, questo cortocircuito tra tempo e pensiero che siamo noi, e quindi essere tempo diventa problematico perché siamo tempo con un attributo infinito che ci trascina oltre il tempo. E naturalmente, come dire, il primo elemento che forse dobbiamo provare a chiarire è come definiamo il termine pensiero. E anche qui voglio fermare un'ulteriore premessa, starei per dire, delle cose sulle quali voglio ragionare. Il pensiero non è semplicemente il logos, il discorso della ragione. Pensiero e ragione non sono la stessa cosa. Il pensiero non coincide con il logos discorsivo, perché il pensiero è anche sentimento e volontà. Proposizione che io ho sempre fortemente ricavato dall'attualismo di Gentile, no? Quando si dice, scusate, ogni tanto questi piccoli riferimenti a pensieri importanti, no? Quando Gentile dice tutto è l'atto del pensiero, in realtà bisogna scavare che cosa lui vuole dire quando dice tutto è atto puro, è atto di pensiero. Pensiero è in realtà qualcosa che si incardina nella vita. È qualcosa che
si distingue, dicevo, dal logos discorsivo ed è questa idea di pensiero che si distingue dal tempo. Noi siamo quindi una tensione vivente, siamo tempo, siamo finitezza e siamo pensiero, siamo finito e siamo infinito, siamo finitezza e siamo tensione verso l'infinito. Il cortocircuito tra tempo e pensiero, la possibilità di comprendere il nostro tempo col pensiero, ci spinge a questa tesa relazione fra finito e infinito. La finitezza nostra, temporalità nostra, essere noi tempo ed essere noi pensiero, cioè tensione verso l'infinito, volontà di infinito, che io non qualifico diversamente, non ci metto nessun aggettivo vicino a questa volontà di infinito. E allora, se le cose stanno così, o se almeno in queste cose che stanno così possiamo cominciare a ricavare qualche altra conseguenza, e torniamo a quel testo di Hegel, possiamo dire che in qualche modo il pensiero rompe la gabbia di acciaio del tempo. È curioso chiamare il tempo gabbia di acciaio, ma in fondo è così, no? Se fossimo solo tempo, questo tempo sarebbe la nostra gabbia, cioè quella nella quale noi possiamo scandire il nostro pensiero, il nostro agire, la nostra volontà, il nostro sentire. E invece non è così, è questa tensione tra finito e infinito che mi pare un modo vitale di cercare di capire come la filosofia ci rende consapevoli della vita, mi porta ad un'altra formulazione. Noi non siamo solo un animale politico, come diceva Aristotele, siamo un animale metafisico. E essere un animale metafisico significa che questa volontà di infinito è anche una lacerazione, cioè il pensiero lacera perché ci distingue dal nostro tempo, ci mette in rapporto problematico con il nostro tempo. E dunque è un elemento di divisione, un elemento di lacerazione. Non so se questa premessa ci può essere utile per dare, per mettere un po' con i piedi a terra la domanda intorno alla quale voglio svolgere questa conversazione, questa riflessione di infiniti di stasera. Che cosa può significare questa volontà di infinito oggi? Significa qualcosa? Si può specificare in qualcosa? Che cosa significa al giorno d'oggi porsi il problema in questo modo? Cioè provare a uscire dalla gabbia del tempo riconoscendo la propria temporalità, riconoscendo la propria finitezza e avvertendo però che il nostro pensiero ci spinge fuori da questa gabbia e ci mette in relazione all'altro e ci mette in relazione a qualcosa che noi sentiamo non essere tempo e quindi c'è una tensione tra tutto questo. Che cosa può significare oggi? Voglio provare a svolgere questa alcune ipotesi da sottoporre appunto alla discussione. Le chiamo ipotesi perché questa tensione non ha un'unica risposta. Vi dicevo già, l'infinito non è il logos razionale. Non è il discorso della ragione ragionante, no? Non è quella che parla, non è quella che obbliga. Non è comprensibile in una, virgolette, scienza. E allora che cos'è questo logos? Io dicevo pensiero che è anche sentimento, pensiero che è anche volontà. Pensiero che non è solo ragione calcolante, che non è solo ragione ragionante. Che cos'è? Beh, la definizione ce l'abbiamo davanti agli occhi, il mondo della vita, appunto. Anche qui i riferimenti
nel Novecento sono classici, oltre all'attualismo, Husserl, la crisi delle scienze europee come testo di riferimento per la riscoperta, diciamo così, della crisi della matematizzazione, cioè della scientificizzazione del mondo e il recupero del vitale, il mondo della vita come elemento fondativo da recuperare, dice Husserl. Quindi discorso naturalmente assai complicato. Ed allora da questo insieme di premesse, tempo, pensiero, pensiero che non è solo ragione ragionante e calcolante, ma pensiero che è un logos più largo, in cui il sentimento, la volontà entrano prepotentemente, e allora questo logos noi lo possiamo chiamare mondo della vita, e possiamo anche immaginare che un significato, una funzione della filosofia sia quella di rendere esplicita questa radice, no? Questa radice che unifica il rapporto tra finito e infinito, che si vive come si manifesta come una tensione, come un mondo in tensione, in contraddizione, in tensione con se stesso. E allora qual è una prima ipotesi che io vorrei sviluppare? Quando diciamo tempo, diciamo anche storia. Se siamo tempo, siamo integralmente storia. E io credo che bisogna incrinare, distinguere, mettere una distanza fra tempo e storia. E qua cominciamo, secondo me, a venire un poco più vicini a noi, cioè a mettere il problema al giorno d'oggi. In che senso bisogna inclinare questo rapporto tra tempo e storia? In che senso il tempo non si risolve interamente nella storicità? E in fondo lo avete avvertito, perché se io parlo di mondo della vita, se parlo di tensione finito-infinito, beh, queste categorie non stanno evidentemente, chiaramente, dentro la dimensione e l'orizzonte della storicità. C'è qualche cosa che rimane fuori, c'è qualche cosa che si distingue da questo orizzonte. Quando noi diciamo storia, pensiamo in fondo a una realtà tutta discipile, tutta rappresentabile. Non per caso la storia, la storicità nel pensiero moderno è stata pensata largamente come filosofia della storia, cioè come strutturazione della storicità. La storia diventa tutto nel momento in cui la storia è una struttura potente del nostro agire, che protegge, che chiarisce, che prevede, che definisce. Non è neanche soltanto una struttura conoscitiva, sarebbe dire che è una potente struttura di organizzazione del mondo. La storia moderna, in fondo, ecco, nel momento in cui noi cerchiamo di porre una distanza, una qualche distanza tra il concetto di tempo e il concetto di storia, quasi come dire, avvertendo che il tempo è qualcosa che ci appartiene più strettamente di quanto non ci appartenga la storia. Lo sentiamo più come la nostra dimensione, e non riusciamo a qualificarla diversamente, no? E se allora la tensione fra tempo e pensiero ha come fondamento, la parola è grossa, insomma, è quella che mi è venuta, il mondo della vita, allora questo può significare che questo mondo della vita si trova fra non storia e storia, cioè che la vita non coincide con la storia. E questo è una prima ragione del titolo Filosofia e Vita, perché non ho detto filosofia e storia. Anche qui forse 30 anni fa avrei detto filosofia e storia. Ma i tempi cambiano, anche noi cambiamo col tempo. Se no saremmo delle mummie, uno pensa sempre la stessa cosa per 50 anni, non è così. Qua vi porrei una domanda curiosa che non so neanche se è una vera questione che si può avvertire come tale, cioè chi di noi è solamente la propria storia? Cioè
cioè la propria dimensione raccontabile, la propria dimensione rappresentabile, la nostra storicità, bella, una parola piena, e c'è tutto il nostro ruolo, le nostre cose, la nostra azione, chi riesce veramente a ridestare tutto se stesso nella propria storia. Qui si potrebbero fare varie considerazioni, come dire, su quello che non si può raccontare di ciascuno di noi, per esempio. Ma questo è quasi una parentesi semi-scherzosa, nel senso, cioè, questa dimensione che raccoglie la nostra attenzione interna senza tradursi in storicità della nostra persona, del nostro essere. In questo senso io sento fortemente questo punto, questo crinale in cui la vita è fra non storia e storia. Ora, che significa che non tutto è storia? Non solo significa quello che ho cercato di dire prima, cioè non tutto è filosofia della storia. Guardate, filosofia della storia non penso mica solo ad Hegel, cioè non penso alle grandi filosofie della storia che hanno strutturato la storia del mondo, che l'hanno voluta prevedere, costruire, inventare, che sono stati dei grandiosi fatti della civiltà filosofica europea, se ben chiaro. Non penso solo a questo. Penso anche a una cosa più modesta, se volete, cioè a quella discrasia, a quella storicità che è comunque logos visibile, rappresentabile, a quella distanza che avverto come un problema di questa radice non storicizzabile della storicità. Nella diversità di tempo tra vita e storia. E la storia diventa la connessione tra vita e storia, lo dicevo prima, ma è importante questo breve riferimento che farò ad Hegel per la ragione che adesso sto per accennare. Tanto più è connessa, tanto più la vita si risolve in storia, tanto più noi siamo interamente la nostra oggettivazione, perché questa è la storicità. Essere interamente oggettivabili. Vivere la nostra oggettivazione. Non lasciare residui alla nostra oggettivazione. Quando le epoche sono potenti, magari succede. E succede che i filosofi possono pensare che la vita è interamente oggettivabile, interamente oggettivata, oggetto davanti a se stessa, ma è lo specchio, cioè ci si ritrova interi in questa oggettivazione. Invece quando questo nesso diventa... guardate, voglio fare un riferimento a Hegel perché è importante avere qualche punto di riferimento, qualche grande punto di riferimento in queste riflessioni sparse, problematiche, incerte che io stesso vi sto proponendo stasera. Ma là direi che c'è un problema molto profondo e serio, io ho scritto l'ultimo libro su questo praticamente, che ho presentato qui da Teatro Simile con Salvatore Natoli mesi fa, in cui e sono d'accordo con Carlo Simile che e anche con Salvatore Natoli, che mi dà molta forza naturalmente, cioè che anche Hegel, che è un filosofo della storia, e poi c'è una fenomenologia dello spirito però, e c'è una fenomenologia nella quale le figure dell'esistenza non si risolvono in storicità, sono figure parziali che la storia, come dire, la storia vince, la storia le supera, sono tutte figure parziali, appaiono così a un lettore esterno. Poi si sente un travaglio di Hegel, per cui ognuna di queste figure parziali, prendiamo la coscienza infelice per esempio, o stoicismo e scetticismo, o la stessa dialettica padrone servo, non sono tappe che scandiscono la storicità dell'essere umano e del mondo, ma sono figure che permangono nella loro esistenzialità, permangono, non passano. Sono superate a Hegel, ma nel senso hegeliano per cui la cosa è superata ma è conservata, e che sia conservata significa in realtà che questa esistenza sfugge alle maglie della storia, e
rimane il sottofondo di questa grandiosa struttura che procede, cammina, ha dei fini. E allora, come dire, se qualcosa inclina questo rapporto tra la vita e la storia, e se c'è questa che ho chiamato radice non storicizzabile della storicità, allora bisogna recuperare questa dimensione del mondo della vita nella sua, voglio dire, nella sua oscurità, se volete, nella sua... Ora faccio un passaggio che probabilmente non so se sia veramente fondato, perché sono stato suggestionato da un passaggio di questo bellissimo racconto di Conrad, il ritorno, che fa parte di queste cose che vengono distribuite la domenica, per fortuna, queste del Sole 24 Ore, questo stupendo racconto. Io amavo molto Conrad, ma non conoscevo le cose sue classiche, ma questo racconto non lo conoscevo. Vedete che cosa c'entra con... Beh, c'è un passaggio che mi ha colpito anche perché coincideva con un pensiero molto ingenuo che certe volte mi viene, che non ha nessuna pretesa di essere un pensiero filosofico. Io mi considero un insegnante di filosofia, quello che insegna la filosofia. Dire filosofo è quello che si inventa dei sistemi, di idee, pure che ha. Ecco, invece no, ho sempre con la filosofia questo rapporto tra professionale e amatoriale, diciamo così, in cui l'insegnamento per me è stato il punto cardine di tutta questa cosa. Allora, questo racconto parla di una coppia in crisi, e non entro, è molto sottile, se non la banalizzo la cosa, in realtà è un racconto di straordinaria bellezza, se vi capita di averlo preso domenica scorsa, di trovarlo, ve lo consiglio. Lei era un mostro, dice lui, eppure era come le altre persone. Quanti uomini, quante donne in quello stesso momento erano immersi in abomini, crimini premeditati. Era spaventoso pensarci, la cosa che mi interessava notare è questa. Ricordò lui, uno dei due della coppia in crisi, ricordò tutte le strade signorili che aveva attraversato mentre ritornava a casa, tutte le innumerevoli case con la porta chiusa e le tende alla finestra. Ognuno gli sembrava ora un poco di angoscia e follia. E i suoi pensieri, come sgomenti, si interruppero, ricordando con costernazione il silenzio decoroso e spaventevole, simile a una cospirazione, il torvo impenetrabile silenzio di chilometri di muri, che nascondevano passioni, miserie, pensieri criminosi e così via. Dove quello che mi ha colpito è, che mi ha prodotto qualche volta questo ingenuo pensiero, quando si vede per esempio dall'alto una città di notte con tutte le luci di una città e si dice: ma che sta succedendo in ciascuna di queste case? Chi lo saprà mai la vita di tutti? I timori, i tremori, le angosce, le felicità, le solitudini, cioè tutto questo immenso mondo vitale che appare senza che se ne possa sapere, senza che nessuno ne saprà mai niente, che finisce come un buco nero in cui tutto sembra. Ecco, allora questa sensazione, se volete, molto ingenua, ho colto ora, perché a me questa idea mi ha sempre un po' sconvolto, l'idea che in fondo avvengono, noi parliamo della storia, tutto definito, tutto chiaro, e poi in realtà c'è questo gigantesco orizzontale mondo della vita in cui che succede? Ognuno di noi, le nostre solitudini, le nostre angosce, i nostri pensieri, tutto scompare nel nulla, naturalmente, perché non sono cose neanche rappresentabili davanti a noi stessi e neanche rappresentabili agli altri, come le racconti, che racconti. E allora questo per dire, come dire, che questo dà visivamente, starei per dire proprio, visivamente, il senso di una vita che non è solo storia, che, se volete, si perde nella non storia. Però c'è, e ha le sue tensioni, e ha la sua voglia di vivere, ha la sua volontà di vivere, e come non ce l'ha. E allora, questo si arricchisce di un ulteriore elemento che anche questo ci porta,
Questo non ci porta lontano da noi, perché in fondo la diminuzione del peso della storia nell'impressione, sta ripetendo, nella impressione superficiale del nostro vivere. Non sto facendo un discorso dotto, sto facendo un discorso che cerca di toccare l'esperienza comune, no? È sicuramente legato al fatto che il mondo di oggi è fatto anche di tante solitudini, è fatto meno di altri mondi che pure abbiamo conosciuto, di connessioni, aggregazioni, relazioni. Sembra che oggi ognuno macini dentro di sé le proprie cose, i propri sentimenti, le proprie tensioni, anche le proprie felicità, se volete. Quindi la difficoltà di questo, quella solitudine di cui il nostro Spinoza, che considerava il vero nemico della vita, no? Della filosofia. Ecco, allora, questo squilibrio tra vita e storia oggi si vede in modo particolare per la ragione che accennavo, perché le nostre sono società sempre più senza memoria. Noi lo diciamo anche come insegnanti, no? Nelle scuole la storia non c'è più, nei giovani la storia non c'è più, non c'è più la memoria del passato e non c'è più la memoria vicina. È tutto orizzontale, tutto sembra disegnarsi in una sua virtualità, no? Possiamo essere ancora legati a un'idea di progresso, tra virgolette, cioè in cui si scandisce un tempo tappa per tappa, momento per momento, fase per fase. O non abbiamo l'impressione che la stessa storicità che ha perduto di senso? Perché, e qui io non voglio assumere tesi generali o fondazioni metafisiche di questo, ma sicuramente abbiamo attraversato dei passaggi d'epoca nei quali le grandi trasformazioni che in passato ci hanno portato a costruire intorno ad esse delle filosofie della storia. Quando intendo filosofia della storia, delle previsioni morfologiche, come diceva il vecchio Antonio Labriola, cioè delle capacità di organizzare, prevedere, agire per, con grandi aggregati umani. Ecco, venendo proprio a de minimis, e invece oggi la storia non sta più dentro di noi, non sta più dentro le giovani generazioni, non sta più nelle scuole, sta poco nelle università, non voglio dire che non c'è proprio, perché, ma insomma. E questo ha un significato, secondo me, che spalanca ulteriormente la distanza tra vita e storia. Io non mi sentirei oggi di proporre da un qualunque angolo visuale una forte, formidabile capacità di storicizzazione. Prima usavo il termine di oggettivazione della vita, della storicità organizzata, sarebbe dire, è quella che abbiamo conosciuto, è quella intorno alla quale abbiamo pensato, è quella intorno alla quale, se volete, molti di noi si sono formati, no? Perché si è fracassata la struttura della storia. E nelle epoche di grande trasformazione, questa è un'epoca di grande trasformazione, cioè questa che io sto in fondo descrivendo in maniera, se volete, molto banale, molto semplice, questa rottura del legame tra vita e storia. Vedremo poi in che modo, in un finale non ecumenico ma un poco più edulcorato, io vorrei cercare di trarre qualche conclusione. Nasce dal fatto che la grande trasformazione che attraversiamo, perché noi attraversiamo un'epoca di grande trasformazione, non la banalizziamo questa epoca, non abbiamo, il mio non è un discorso di nostalgia del tempo che fu, non è il discorso del nostalgico della storicità organizzata, perché non ho mai avuto nostalgie quando ho cercato di pensare qualcosa, perché ho sempre pensato da questo punto di vista con un realismo un po' maccheronico, hegeliano, che ciò che è reale è razionale, che bisogna capire ciò che avviene, ancora Spinoza, non disprezzare, non piangere, ma cerca di capire. Quindi non disprezziamo questa epoca,
e che avevano una trasformazione assolutamente focale. Che cosa avviene nelle epoche di grande trasformazione? Che il rapporto tra vita e forme si interrompe, si sforma, si rompe, si incrina. C'è un momento in cui la vita e le forme è il momento in cui la storicità prevale, è il momento in cui la storia funziona, perché vita e forme camminano insieme, perché le forme riescono a organizzare la vita. La oggettiva le danno un senso alla sua passione, al suo modo di essere, al suo sentire e pensare. E poi invece ci stanno momenti, e se penso per esempio a che cosa è stata l'ultima, un'altra grandissima trasformazione del mondo, sempre di secolo in secolo, fra 8 e 900, no? Quella grande trasformazione implicava una... Allora c'era la massa, la folla, una massificazione del processo storico, e ci si domandava come si dà forma a questa massa che irrompe la democrazia, se volete, la democrazia moderna. Come si dà forma? La crisi tra 8 e 900 è stata questa. Non per caso allora le filosofie della vita emergevano e tentavano di dare delle risposte alla scissione tra vita e forme. Allora la storicità riusciva ad essere una risposta potente a questo. L'omogeneità, l'identità, la classe, la nazione, il proletariato, i grandi soggetti collettivi, liberatori del mondo, liberatori della storia, le classi generali, non si parlava per individui. E quindi questo significa che intorno a questo c'è stato tutto un grandioso mondo che ha riflettuto questa grande trasformazione. Oggi c'è come una smaterializzazione della dimensione sociale, della massa sociale. E avviene allora che infinito e finito si cerchino in un altro mondo. Si cerchino in un altro mondo. Che non è più quello, però bisogna dire qualcosa al giorno d'oggi, come si cercano finito e infinito. Che cosa si può... Non dico recuperare, perché ripeto, non ho il senso nostalgico di una realtà che va riattualizzata, perché è un atteggiamento possibile, non è il mio però. E allora, oggi, al giorno d'oggi, quale può essere questo cercarsi della questa tensione tra finito e infinito, questa utilizzazione del pensiero del mondo, perché questa finitezza dispersa, questo tempo che molte volte sembra ridursi solo a se stesso, questo tempo che non ha comunicazione con la storia, questo tempo spesso solitario, in quale direzione si può immaginare che quella infinità topologica del pensiero che ho proposto all'inizio come elemento di tensione tra tempo e pensiero, dando anche alla parola pensiero una valenza più larga della parola ragione, questa è una cosa alla quale tengo moltissimo, perché è una cosa che permette, secondo me, ermeneuticamente proprio, di capire alcune filosofie del Novecento in maniera... alcuni pensieri, alcuni grandi pensieri del Novecento in maniera diversa dalla routine normale. Ecco. E allora la mia domanda, alla quale provo a dare una risposta, così anche mi avvio a concludere e abbiamo il tempo di una, spero, di un po' di discussione: che cosa può, mantenendo la distinzione tra vita e storia, provare a connettere, a riconnettere, o a connettere, non voglio usare riconnettere, perché non penso alla possibilità che i vecchi percorsi ritornino. Io qui penso che una chiave di lettura possibile di questa, di questo tentativo di ridurre la distanza tra
tra il tempo e la storia, tra la vita e la storia, ma sapendo che, e la cosa interessante, forse questo è un tratto della nostra epoca, è un tratto che non va disprezzato. Io forse l'ho descritta anche troppo in negativa, ma questa discrasia tra tempo e storia è una cosa che c'è, è una cosa sulla quale non è da affidare al non pensiero, non è da affidare al rigetto, alla negatività. È una cosa preziosa anche, se produce qualcosa, se non ci ingabbia più nelle strutture organizzate della storia, quelle che non hanno funzionato, perché i riferimenti sono chiari nella mia relazione, anche se non ho nominato nulla di storicamente determinato, ma insomma, spero che molte, come dire, molte cose siano implicite in quello che sto dicendo, cioè, perché poi alla fine il senso di questa tensione, della forma nuova di questa tensione oggi, sta anche nella caduta verticale, catastrofica delle strutture organizzate della storia, cioè di quelle che hanno avuto una finalità, per addirittura per l'unificazione dell'umanità. E badate che non erano pensieri banali, tutt'altro, sono stati grandi pensieri del XX secolo, come si unifica l'umanità. Erano i grandi pensieri del Novecento, venivano da lontano naturalmente. E io penso che bisogna provare a ridare corpo al pensiero della città, della polis. Vi ho detto che non avrei mai intitolato la mia relazione filosofia e politica come avrei fatto 20 anni fa o 30 anni fa, quando pensavamo, o perlomeno avevamo come grandi punti di riferimento, l'idea che la politica dovesse essere quasi una filosofia realizzata, che la filosofia realizzata fosse la politica. Dell'umanità, naturalmente attraverso passaggi strategici, attraverso violente coercizioni, attraverso atti di forza, attraverso la violenza della storia che veniva assunta in tutta la sua ricchezza, tutta la sua potenza, forza, no? Qui invece questo pensiero della polis forse deve topologicamente riportarci non a quella connessione tra filosofia e politica che non ha retto alla potenza di fuoco di questa idea, perché guardate che l'unità di filosofia e politica è stata per l'umanità del Novecento un gigantesco sperpero di umanità, ha prodotto milioni di morti. Ma non voglio fare agitazione su questo, io dico, quando dico sperpero di umanità, dico che l'umanità non regge alla potenza di fuoco dell'unificazione, è troppo potente l'unificazione, non ha retto l'umanità, il fatto è questo, a questa tensione unificante, e questo è il senso profondo dell'unità di filosofia e politica, e della... il Novecento è stato questo, è stato un grande secolo, perché sarà un tentativo immane questo, per me anche quello che ha fatto la storia del secolo, c'è poco da fare. Anche qui non do le date, ma le conosciamo tutti. Noi pensiamo oggi fuori da quelle date, io penso, cerco di pensare qualche cosa, qualche spezzone di riflessione fuori da quelle date. Ed allora questa polis di cui io faccio qualche cenno conclusivo, facendomi aiutare solo da un piccolo testo di identità che leggerò fra un momento e poi andiamo verso la conclusione, perché ho visto che diciamo, i tempi sono arrivati più o meno. Che cosa può significare? Ecco, io,
io sarei con l'idea, ecco la topologia che torna nella visione nostra, quasi come dire, di quell'uno molteplice della polis platonica, cioè della possibilità di rimettere in piedi nel mondo globale l'unità di identità e differenza, l'unità di unità e molteplicità, cioè il riconoscimento della diversità. Alleggerendo l'identità, perché un'identità troppo forte è un'identità che vuole essere tutta oggettivata, è potente, è prepotente anche, vuole stare tutta dentro una storia oggettiva, la vuole comandare, guidare, organizzare, e invece no, questa deve essere un po' più fragile, un po' meno potente, un po' meno volitiva, un po' meno giacobina, perché tenere insieme identità e differenza significa diminuire la potenza dell'identità, diminuire la potenza dell'omogeneità e trovare le mediazioni, il riconoscimento, no? Ed è possibile che oggi la filosofia possa avere come propria intenzione quella di lavorare intorno a questa idea di riconoscimento, che non è un'idea di un'identità potente, ma di un'identità che, sapendo la differenza che c'è tra vita e storia, e sapendo che non tutta la propria identità può essere prepotentemente oggettivata nella vita oggettiva, cerca, non è detto che trovi, ma cerca di essere il soggetto di un riconoscimento. Il che è reso possibile, facilitato, non voglio dire facile, ma reso possibile proprio dalle interdipendenze che sono gli elementi della grande trasformazione del mondo contemporaneo. La fine dello spazio-tempo, si potrebbe dire, la fine delle distanze, il mescolarsi di tutto, la resistenza a questo mescolamento di forze, che a sua volta si può capire naturalmente, perché questi sono fatti che determinano anche reazioni, controreazioni, quindi è un gioco aperto. Non sto facendo un discorso ecumenico, non sto affatto pensando che nella logica del riconoscimento si possa fluire come un nuovo mondo in cui, recuperando il senso della distanza tra vita e storia, le vite siano più disposte a non oggettivarsi nella potenza, ma a riconoscersi nella differenza. È una possibilità, ma è una possibilità che non è meramente ideologica, è una possibilità che nasce da un sistema, non voglio dire di necessità, perché nulla obbliga in questa direzione. Guardate, le direzioni del mondo contemporaneo possono andare esattamente in una direzione opposta, proprio perché le solitudini, l'atomizzazione, la smaterializzazione della sfera sociale, della sfera politica, può creare, come contrattare, nuove forme di prepotenza politica, nuove forme di autoritarismo politico. La democrazia è in una difficoltà enorme nelle forme che abbiamo conosciuto. Tutte le categorie della democrazia classica sono oggi in discussione, anche se magari molte volte non ce ne accorgiamo, perché viviamo le nostre cose quotidiane in un certo modo, andiamo avanti in una certa maniera, abbiamo la sensazione che bene o male alcuni equilibri si sono trovati, poi però arrivano le grandi crisi come quella di questi anni, allora ci rendiamo conto che in realtà gli equilibri sono fragili, e che le categorie con le quali eravamo abituati a pensare non ci servono più molto, o ci servono solo in parte. E allora dicevo, volevo concludere su questo pezzo di Derrida, perché un tempo, bellissimo, sono poche righe, ma di questo suo testo sull'Europa oggi, Giorgi d'Europa, io tutte le volte che vengo qui parlavo della crisi dell'euro, che è tutto un altro tema, però fino a un certo punto. Dell'Europa parlando e della crisi.
Al giorno d'oggi, dice Derrida in questo testo bellissimo, lo stesso sentimento di imminenza, di speranza e di minaccia, l'angoscia davanti alla possibilità di altre guerre dalle forme sconosciute, il ritorno a vecchie forme di fanatismo religioso, di nazionalismo, di razzismo, fa questa descrizione della insomma, di quello che gira nel mondo, diciamo così. E poi dice, è la massima incertezza rispetto alle stesse frontiere dell'Europa, delle sue frontiere geopolitiche, al centro, all'est, all'ovest, al nord, al sud, delle sue cosiddette frontiere spirituali, intorno all'idea di filosofia, di ragione, di monoteismo, della memoria ebraica, greca, cristiana, cattolica, protestante, ortodossa, islamica, intorno a Gerusalemme, di una Gerusalemme a sua volta divisa, lacerata, intorno ad Atene, Roma, Mosca, Parigi. E bisogna ancora suddividere ognuno di questi nomi col più rispettoso accanimento. Perché vi ho letto questo testo praticamente quasi in conclusione? Perché è un testo dove lo sfibrarsi della struttura del mondo in questa descrizione rapidissima, in questa rappresentazione rapidissima dell'emergere di tante potenze e di tante forze materiali, spirituali, positive, negative, di tutti i tipi, sembrano essere, come dire, un terreno che porta a una necessità, senza dare a questa parola necessità un significato troppo forte, perché sennò si ricade in una posizione che non appartiene più al mondo contemporaneo, che almeno non riesce più a dare risposta al mondo contemporaneo. E allora in fondo quella vita infinita che è la tensione tra finito e infinito oggi può misurarsi con la necessità di questo sparpagliamento delle forze delle vecchie forze delle civiltà, del mondo globale, delle interdipendenze, di tutto ciò che ci connette, delle società nostre che cambiano, dei soggetti che si indeboliscono, delle identità che si disperdono, e trovare in questa dimensione così larga, così affascinante del mondo di oggi, perché lo è, ancora una volta, nessuna nostalgia del mondo che fu, come è giusto muoversi sempre così, io credo. E allora proprio queste domande, che restano naturalmente tutte aperte, ma possono dare a quel rapporto tra, diciamo, la nostra temporalità, il nostro essere tempo, il nostro essere pensiero, la voglia di, come dire, di un'azione liberatoria, liberante, e non di un'azione solitaria. Anche se questa azione liberante io non credo che si potrà mai più svolgere nelle vecchie forme di aggregazioni potenti nelle quali tutta la vita si deve fare storia e politica, e invece no, e invece le cose sono più complicate, e probabilmente il Novecento ci ha dimostrato che sono più complicate.